Buona giornata, grazie di essere intervenuti. Non ho ovviamente il piacere, la fortuna e nemmeno la competenza di presentare delle slide che mostrino opere d'arte, quindi non ho il Caravaggio, l'Artemisia da poter dimostrare. Tra l'altro entriamo, occupandoci come Dante da 47 anni di impiantistica, entriamo in un ambiente molto specifico che è quello dell'ambiente bagno. L'architetto prima un passaggio raccontava dell'esperienza come progettisti di saper ascoltare, di saper guardare e quindi tocchiamo un po' alcuni sensi del percepito che possono essere in qualche modo travalicati su quella che è l'esperienza che i nostri committenti, consumatori, gli utenti vivono all'interno di questo ambiente bagno. Parliamo di bagno che indistintamente ha tutta una serie di difficoltà da trattare e parlo di difficoltà perché molto spesso sono quelle che poi, se non curate con attenzione, provocano sensazioni, percezioni assai sgradevoli. Parliamo ovviamente di sensi legati all'olfatto, quindi alle puzze, agli odori che generano poi muffe e ai sensi generati invece all'udito, quindi cattivi rumori generati per esempio dalle tubazioni di scarico. Chiaro che la tubazione di scarico principale sulla quale ci concentriamo è la colonna di scarico per una ragione di portata idraulica, per una ragione di diametro e soprattutto per una ragione di transito all'interno della struttura dell'edificio, tanto più se l'edificio ha più unità abitative, quindi sappiamo quanto il DPCM 97 richiami al rispetto del requisito acustico tra differenti unità abitative. Poi vi è un rumore sempre determinato dal piano di scarico, in questo caso dall'oggetto che serve a igienizzare il vaso WC, ed è un oggetto, come vedete in questa fotografia, tendenzialmente quando c'è la placca all'interno della parete. Poi invece abbiamo, come ricordavo prima, aspetti che sono assai sgradevoli, che sono la percezione davvero di puzza, di cattivi odori, molto spesso arrivano dalle pilette di basso pavimento, quindi se pensiamo a una rigenerazione, a una riqualificazione importante di un bagno, utilizzando la doccia a filo pavimento, walk-in, molto bella esteticamente, è un dispiacere poi avere un utente che all'interno percepisce cattivi odori. E poi abbiamo cattivi odori invece generati dagli utenti stessi che utilizzano i sanitari. Anche in questo caso ci sono ovviamente attenzioni da porre che possono garantirci non solo nel bagno cieco, ma anche nel bagno finestrato, di non aprire la finestra pur utilizzando il vaso WC. E infine, come dicevo prima, i vapori generati dall'acqua calda sanitaria che vanno poi a creare problematiche legate alle muffe, quindi al controllo della climatizzazione del nostro ambiente. L'animazione, come vedete, richiama un sistema radiante e i sistemi radianti sono oggetto anche della nostra produzione, della nostra proposta, riguardano installazioni che ormai possono essere a toccare pavimenti, pareti e soffitto. In questo ambito mi piace sempre riprodurre questa, come dire, metafora, questa similitudine con un tracciato della metropolitana. Perché? Perché oltre a puntare i punti delle cosiddette fermate, che sono quelle sulle quali dietro parete o sotto pavimento si possono generare problemi, e anche a mostrare che un intervento correttivo non necessariamente debba richiedere spaccare e rialzare pavimenti e pareti. Quindi sono soprattutto soluzioni, prodotti che purtroppo, ahimè, tante volte gli idraulici non conoscono bene, o ne conoscono il nome, il brand, ma non conoscono l'effettiva loro applicazione, che ci possono dare la possibilità, anche laddove si generano problemi, di andare a intervenire senza essere necessariamente invasivi nell'intervento. È chiaro che poi la nostra metropolitana richiama le fermate parlando di alcuni principi che determinano la percezione di comfort che l'utente debba avere, tutti quanti noi desideriamo avere all'interno di un ambiente. Parliamo del bagno sapendo che poi il bagno confina, per esempio, con una camera da letto padronale, con una zona giorno, quindi è chiaro che non deve andare a intaccare men che meno l'utente all'interno di quell'ambiente e tanto più gli utenti esterni a quell'ambiente. Quindi la proposta che come azienda facciamo è una proposta che richiama innanzitutto i problemi generati e poi ovviamente, lo sapete bene, le soluzioni che tra l'altro, come le valvole di ventilazione, sono soluzioni che hanno 42-43 anni, quindi
nulla di innovativo da un punto di vista di concezione di prodotto. Sono prodotti davvero sul mercato da parecchio tempo. Valvole di reazione, apparecchi di aspirazione, scarichi sonorizzati che sono sul focus su quale l'azienda si è presentata al mercato 35 anni fa, le placche di comando UC, quindi un aspetto estetico, i sistemi radianti, materiali fonoimpedenti che sono accessori spesso considerati di dettaglio, ma che sono quelli, per esempio, soprattutto dal punto di vista dei conti acustici, che determinano la qualità del percepito a fine lavoro, e infine le cassette di sciopero silenziose. Se noi, partendo sempre da questa immagine del bagno, al di là del gusto estetico e quindi della scelta che l'utente possa fare quando va in showroom insieme all'architetto a scegliere materiali, e colori e finiture, noi spogliamo questo bagno e cominciamo a vedere in che modo gli impianti vanno a toccare i sensi che ci possono essere percepiti all'interno dell'ambiente. È chiaro che il tratto di passaggio verticale della colonna, al quale poi sono collegate le diramazioni orizzontali, è determinante non solo quando, da un punto di vista planimetrico, ovviamente pensiamo alla distribuzione di questi sanitari per tutta una serie di ragioni. La prima ragione, lo sapete bene, è quella di collocare il vaso UC vicino alla colonna per ragioni di diametro, di uscita del vaso UC del 90 e per ragioni anche di corretta ventilazione, di quota. Quindi uno dei vincoli, sempre il vaso UC vicino alla colonna, è un vincolo, ma vi assicuro, da un punto di vista progettuale, è possibile superare questo vincolo e portare il vaso UC molto più lontano dalla colonna. Una serie di accorgimenti che qua non ho il tempo di mostrare. Uno degli accorgimenti è utilizzare sistemi sonorizzati che in questo caso hanno avuto una miglioria negli ultimi 6 anni di ridurre il loro spazio di transito. Quindi nella parte di innesto della tubazione, parliamo di tubazioni di guarnizione, sono molto più ridimensionati e mantenendo la portata di scarico permettono di transitare all'interno di spazi molto ridotti. Questo è vantaggioso, per esempio, nelle installazioni di docce walk-in che richiamavo prima. Il sistema insonorizzato è qualcosa che viene concepito da un punto di vista produttivo, quindi è un sistema che adotta la stratificazione proprio per inserire il principio di massa molla massa, quindi l'elemento intermedio di questa tubazione è un elemento elastico che fa da ostacolo al transito dell'energia sonora. Ed è un qualcosa che, vi assicuro, riesce ad ottenere gap di abbassamento in termini di decibel nell'ordine di 8, 10, 12 decibel. Quindi se voi pensate a una colonna magari direttamente annegata a contatto con la struttura, parliamo davvero di differenze enormi. Chiaro che quando noi facciamo un progetto, lo presentiamo, non è richiesta l'obbligatorietà del collaudo, se nessuno se ne occupa e l'indirizzo non lamenterà nulla, la cosa va via pacifica. Vi assicuro che in tante installazioni ancora oggi superiamo la soglia dei 35 decibel per gli impianti di scarico, quindi siamo fuori norma. I dettagli relativi al collare sonorizzato e all'astra fonoimpedente sono una di queste ragioni. Cioè, l'astra, per esempio, è qualcosa che ci permette di coibentare la tubazione quando questa, in una ristrutturazione, ha poca massa di fronte e andava ad annegare all'interno della parete, non uno spazio, un cavetto, veramente vantaggioso da un punto di vista di stacco dalla colonna. Il collare invece è un collare sonorizzato quando invece ho il caveglio, quindi permette sempre alla colonna di essere staccata e di non trasmettere l'energia sonora agli ambienti abitativi confinanti. Dal punto di vista, questo è interessante, è un prodotto ideato 43 anni fa da uno svedese che poi si è trasferito in Inghilterra e il brevetto poi è stato venduto a una multinazionale. E continua a essere un prodotto venduto con quella concezione, si chiama valvola di reazione, è un apparecchio che la norma di riferimento, la 12056, permette di utilizzare anche in Italia dal 2001 ed è un qualcosa che ci consente di permettere l'immissione d'aria all'interno del nostro impianto, non l'esalazione, la ventilazione serve a questo, a immettere aria, senza che la colonna di scarico transiti al di fuori dell'edificio, senza che per esempio per fuori la copertura necessariamente debba poi intervenire con finti cammini o coibentazione. La valvola quindi sta all'interno, permette al sistema di mantenere bilanciate le acque all'interno dei nostri sifoni, non abbiamo gli effetti di gorgoglio e soprattutto non percepiamo le puzze di ritorno in ambiente. Puzze che, come dicevo prima, possono essere
controllate e si riesce a intervenire anche quando l'edificio è fatto, con questo apparecchio più piccolo, la sua sovranina, che può essere installato sotto un lavello, sotto un carter di una doccia o anche di una vasca, insomma, si trova uno spazio necessariamente di 12-12 cm nel quale l'apparecchio riesce a correggere questi effetti di risulti di svuotamento del sifone. Vado a concludere, la cassetta è un elemento fondamentale, non tanto dal punto di vista, chiaro che questo è importante parlando di sostenibilità del risparmio idrico, ma le cassette vengono dotate di scarichi che sono dai 4 ai soli 2 litri di scarico. Ma non è solo l'aspetto della sostenibilità, l'aspetto che a noi interessa farvi capire è che nella sua installazione possiamo andare a dare due performance ulteriori. La prima è quella di controllare, appunto, dicevo prima, i cattivi effetti all'olfatto, al naso, attraverso un collegamento di un apparecchio classico di aspirazione, quello che vediamo di marca famosa, all'interno dei bagni ciechi, che in questo caso, come vedete l'animazione, viene direttamente collegato al tubo di cacciata del vaso WC. Questo permette, nel momento in cui l'utente si accomoda sul vaso WC, di aspirare completamente con una macchina da 100 metri cubi ora, che poi trasferisce ed evacua questi vapori, questi odori fuori dall'edificio. Questo genere di idea, questo genere di sistema permette di eseguire l'operazione in pochi secondi. Quindi ecco perché, pur avendo presente la finestra in bagno, non è necessario aprire, quindi fare dispersioni termiche o cambiare, come dire, l'equilibrio di una ventilazione meccanica controllata all'interno degli ambienti. L'altro aspetto della cassetta, come dicevo prima, è la sua insonorizzazione. Io intervengo, questa è una cosa che ha fatto Banti 15 anni fa, io intervengo sia sulla coibentazione della cassetta con un materiale appropriato, quindi non polistirolo, ma materiale isolante appropriato per la sua coibentazione acustica, e poi all'interno ho un galleggiante che riduce di 10-15 decibel rispetto a tutti gli altri galleggianti il rumore di carico, quindi quei 50-55 secondi in cui la cassetta si va a riempire. La placca è un qualcosa che supera ormai i concetti che comunque vengono da una parte utilizzati dei comandi pneumatici o meccanici. Oggi diamo sia la possibilità di personalizzare il colore, la finitura della placca anche sul singolo pezzo, ma soprattutto di utilizzare il collegamento elettrico o il collegamento tramite batterie per avere un effetto touch, che è un effetto senza bisogno di tocco diretto sulla placca, quindi anche dal punto di vista igienico, e poi ha effetti colore che danno tutta una serie di prestazioni che poi, se avrete tempo, vi raccontiamo al desk. Infine, la climatizzazione. Il lavoro viene fatto parlando di ristrutturazioni soprattutto su sistemi radianti a bassa inerzia. La bassa inerzia non è un qualcosa che riguarda solo ovviamente il poco spessore, 3 cm a impianto finito con rivestimento, ma riguarda la possibilità di raggiungere il clima desiderato in 15-20 minuti. Quindi un'inerzia che permette davvero di raggiungere il caldo, il fresco, in pochissimo tempo rispetto a un sistema tradizionale. Il controsoffitto, comunque la soluzione a secco, è una soluzione anche qua che negli appartamenti funziona tantissimo per la poca invasività e la velocità di installazione e la sua, come dire, condivisione con gli elementi illuminotecnici, quindi con l'inserimento di LED, quindi molto pratica e estremamente e tecnicamente valida da applicare. E infine le questioni legate al comando, quindi il mio approccio alla termoregolazione, anche qua è un approccio che ormai si è ampliato alla domotica, e anche noi, mentre progettiamo il controllo, la programmazione, la gestione da remoto di un sistema radiante, abbiamo inserito una novità che in questo caso è sia tecnica che estetica. Estetica perché, come vedete, quelli che sono i sensori, i piccoli display, i sensori di umidità e quant'altro vengono inseriti nelle 503 sulle quali chiaramente l'utente sceglie la sua marca di riferimento, quindi molto poco invasivi a parete. E il tipo di impianto che andiamo a progettare e realizzare è qualcosa che non va solo a gestire, a controllare il radiante, ma come vedete può gestire la dominificazione, mettere un camino, pianto solare e quant'altro può essere eventualmente a supporto all'interno del nostro edificio. Si conclude la mia presentazione, vi ringrazio per l'attenzione, vi aspettiamo al desk e buona continuazione. Grazie.